un derby che da, se non sbaglio, 27 o 30 anni che non c'è, quindi capisco la gente, i tifosi e la città. È un derby molto sentito, aspettato. E qualcuno mi ha detto, qualche tifoso mi ha telefonato e mi ha detto: pensa un po' come Lecce Bari, quindi capisci che tipo di derby sarà. Sì, però spiegalo tu da che parte stai il Lecce Bari, perché magari qualcuno si confonde. No, Lecce Bari è un derby che da tanti anni è sentitissimo. Purtroppo, come succede nel calcio, ci sono anche derby fatti da scontri, però mi auguro che sarà un derby soprattutto in campo e fuori, a livello positivo, che vada tutto bene, senza nessun tipo di scontri o qualcos'altro. Che ambiente ti aspetti sugli spalti e che partita ti aspetti invece in campo? Io l'ambiente che mi aspetto sugli spalti, come l'hanno dimostrato sempre, pure io l'esordio mio a Rimini, che eravamo 9 punti penultimi, c'erano 200-300 persone a Rimini, quindi mi aspetto tantissima gente da parte di Iesi e penso che il pubblico non deluderà, perché ci sono sempre vicini, poi qui c'è tanta gente appassionata proprio della Iesina. E sarà una partita sicuramente molto difficile, loro un'ottima squadra, una squadra costruita per vincere il campionato, e si ritrovano secondi o terzi con qualche difficoltà, hanno cambiato pure dei giocatori e allenatore, e sarà una partita sicuramente molto molto difficile. Cosa darebbe Giuseppe Negro per un gol nel derby, magari decisivo? Bellissima domanda. Tanto, lo sto sognando sinceramente. Infatti qualcuno mi dice: oh, Peppe, non segni più, e io dico: vabbè, al derby, scherzando, magari accadrà il 12 febbraio, lo spero tantissimo. Quale dovrà essere la forza della Iesina per fare bene? Forza della Iesina come tutte le partite. Affrontiamo adesso l'Ancona, è un derby, è una partita molto sentita. E le altre partite, altre squadre, quando abbiamo giocato con Real Rimini, dobbiamo affrontarle tutte così, sempre con la voglia, la determinazione, la grinta, sapendo di fronte di avere una grandissima squadra.